Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e lascia un like. La storia della canonica di Burley risale alla contea di Essex, nell'Inghilterra orientale, dove un tempo si ergeva questa casa, considerata una delle più frequentate dal paranormale in tutto il Regno Unito. La Burley Rectory, come veniva chiamata, ha vissuto numerosi eventi misteriosi nel corso dei suoi anni di esistenza, tra apparizioni spettrali, scritte inspiegabili sui muri e presenze di fantasmi. L'edificio, che prende il nome dalla famiglia Burley che lo abitò per molti anni, fu costruito nel 1863 sui resti di un antico monastero. La leggenda vuole che in passato, un amore proibito tra una giovane ragazza e un cocchiere si svolse proprio in questa zona. Durante la loro fuga, furono catturati e portati al monastero, dove persero la vita in circostanze tragiche e violente. Si dice che il giovane cocchiere venne decapitato, mentre la ragazza fu murata viva. Da allora, la Burley Rectory divenne il teatro di innumerevoli avvenimenti paranormali che alimentarono la fama di questa casa maledetta. Le testimonianze riportano avvistamenti di spiriti e apparizioni inquietanti, con figure scure che si aggirano per le stanze o appaiono in maniera spettrale. Alcuni abitanti della zona affermano di aver udito grida e lamenti provenire dall'edificio, senza riuscire a spiegarsi la loro origine. Le scritte misteriose sui muri della Burley Rectory sono un altro enigma irrisolto legato a questo luogo. Sono state riportate scritte insolite e incomprensibili, apparentemente apparse dal nulla. Questo fenomeno ha alimentato la credenza che la casa fosse infestata da entità malevole o da forze sovrannaturali. La storia della casa di Burley inizia quando il reverendo Henry Dawson Ellis Bull decide di trasformarla in canonica dopo essere diventato pastore della chiesa di Burley. Tuttavia, la sua esperienza nella casa fu tutto tranne che tranquilla. Sin da subito, la famiglia Bull fu testimone di fenomeni paranormali inquietanti. Campanelli che suonavano improvvisamente, passi che provenivano da stanze vuote e colpi che provenivano dai muri erano solo alcuni dei fenomeni a cui dovettero fare i conti. Non solo, ma la famiglia riferì di aver visto anche alcune apparizioni misteriose. Nonostante queste strane circostanze, la famiglia Bull scelse di vivere nella canonica per oltre 60 anni. Tuttavia, non furono solo i Bull a essere testimoni di eventi paranormali a Burley. Nel 1930, il reverendo Lionel Foister e sua moglie Marianne si trasferirono nella canonica, momenti dopo i fenomeni soprannaturali iniziarono ad intensificarsi a livelli molto più intensi e violenti. La signora Marianne fu spesso presa di mira da queste manifestazioni, tra cui una notte in cui fu scaraventata fuori dal letto e schiaffeggiata da una presenza invisibile. La coppia dovette fare i conti anche con oggetti che si spostavano da soli e sparivano misteriosamente, ventri che si rompevano senza un apparente motivo e battiti incessanti sui muri e passi nel buio. Inoltre, era comune rimanere bloccati nelle stanze a causa delle porte che si chiudevano e si chiudevano a chiave da sole. I muri della casa erano spesso coperti da scritte che imploravano aiuto, in un fragile tentativo di comunicare con il mondo degli spiriti. Il mistero della casa di Burley si diffuse rapidamente, attirando l'attenzione di molti ricercatori e studiosi interessati al soprannaturale. Numerose indagini furono condotte per cercare di spiegare questi eventi enigmatici, ma le conclusioni furono spesso contrastanti e il caso rimase senza soluzione definitiva. Ciò nonostante, la casa di Burley continuò ad affascinare ed intrigare le menti curiose di tutto il mondo. La fama della casa di Burley attirò anche l'attenzione dell'acclamato scrittore inglese Henry Price, fondatore dell'Institute for Psychical Research. Price decise di condurre la sua personale investigazione sulla casa e organizzò numerose visite per documentare e studiare i fenomeni paranormali riportati dagli abitanti e dai vicini di casa. Nel corso delle sue investigazioni, Price scoprì indizi che sembravano suggerire un passato oscuro per la casa di Burley. Secondo alcuni resoconti, la canonica sorgeva sui resti di un monastero medievale, distrutto in seguito a eventi tragici e violenze che si susseguirono nel corso dei secoli. Questa presunta storia di violenza e tragedia potrebbe spiegare la presenza degli spiriti che infestavano la casa. Quando i fenomeni soprannaturali iniziarono a diventare sempre più frequenti e violenti, il reverendo Foister decise di renderli noti. Il dottor Henry Price, uno studioso del paranormale e giornalista, decise di condurre delle ricerche e degli esperimenti sull'edificio.
organizzò una rotazione di 42 investigatori che si alternavano a vivere nella canonica. Durante questo periodo, i vari ricercatori riuscirono a mettersi in contatto con degli spiriti e in diverse occasioni si presentò loro una suora francese del XVII secolo che si chiamava Marie Laire. Si scoprì che era un'ex suora costretta a lasciare il suo ordine religioso per sposare un nobile. In passato, il terreno su cui sorgeva la canonica apparteneva al marito di Marie, che la uccise per gelosia e la seppellì proprio lì. Gli incontri con gli spiriti suggerirono che la canonica fosse stata costruita su un vecchio monastero, ma in seguito venne considerata anche la possibilità che sotto l'edificio ci fosse un'area sepoltura per le vittime della peste. Nonostante numerosi investigatori, studiosi e curiosi abbiano cercato di comprendere il mistero della casa di Borley, nessuno è mai riuscito a dare una spiegazione definitiva. La casa sembra continuare ad essere un luogo di inquietudine e fascino, attrazione per i curiosi che cercano risposte su ciò che si nasconde oltre il nostro mondo razionale. La storia della casa di Borley continuerà ad essere raccontata e ad affascinare le menti curiose, poiché le cause dei fenomeni paranormali rimarranno un mistero senza soluzione. Forse, il vero fascino della casa di Borley risiede proprio nell'incertezza e nell'inspiegabile, che ci ricorda l'incredibile vastità dell'universo e l'infinita complessità della nostra esistenza. Nel corso degli anni, la fama della canonica di Borley si diffuse a tal punto che numerose persone interessate al paranormale iniziarono a visitarla, nella speranza di assistere o registrare fenomeni straordinari. Questo portò ad un aumento delle testimonianze e delle storie riguardanti la casa. Alcune persone affermarono di essere state testimoni di porte che si aprivano e chiudevano da sole, di oggetti che si muovevano senza apparente causa o di sensazioni di presenze invisibili intorno a loro. La notorietà della Borley Rectory raggiunsero l'apice nel 1939, quando un incendio di origine sconosciuta distrusse l'edificio. Tuttavia, ciò non pose fine alle voci sulle attività paranormali che si dicevano avvenissero al suo interno. Fu solo nel 1944, durante il corso della Seconda Guerra Mondiale, che la canonica venne demolita definitivamente, mettendo fine ad anni di speculazioni e terrore per la comunità locale. Nonostante la distruzione dell'edificio, il mistero della Borley Rectory continua ad affascinare e incuriosire ancora oggi. Le spiegazioni razionali su quello che è realmente accaduto in questa casa ante sembrano non dare una risposta definitiva. La reputazione della Borley Rectory rimane legata all'immaginario collettivo, come uno dei luoghi più infestati e inquietanti d'Inghilterra, con la sua storia di amore, tragedia e presenze oscure.